L'educazione in acqua, quindi l'avvicinamento all'attività sociale e l'insegnare il nuoto, è sicuramente utile non solamente per imparare una predisposizione motoria che potrà essere utile nel giovanissimo nuotatore per quello che sarà il suo futuro eventualmente da atleta, ma sicuramente sarà utile per lui per una sicurezza in quella che è una nazione così importante e soprattutto bagnata da 3/4 da mare. Noi dobbiamo abbattere questa grande disgrazia che ci sono tantissimi ancora annegamenti in Italia perché le persone non hanno una confidenza o non hanno modo di imparare a nuotare, quindi non hanno modo di potersi salvare laddove ci siano situazioni di crisi. Quindi è importante che queste campagne di sensibilizzazione a poter imparare a nuotare siano ben accettate da tutta la nostra popolazione. Ma è possibile che gente non sa ancora nuotare? Dai su, andate in piscina, mettetevi con la cuffia e imparate a nuotare, I miei genitori al mare mi dicevano sempre di non allontanarmi, ma poi ho raggiunto questi risultati, quindi l'importante è imparare a nuotare. Ciao! I'm nervous at the... Okay. Katie Ledecky. I'm on the Challenger Tour swim around the pool. How about that? I represent one of the few sports that is also a really important life skill, so I want to encourage all the parents here, anyone watching, to make sure your kids learn how to swim. Our planet is 70% water, so it's very important. Al centro del libro troverete una filastrocca curiosa del primo nuotatore che era un filosofo, perché quando nuotiamo riusciamo a percepire meglio noi stessi e il circostante. Quindi scoprirete attraverso la sua nuotata che quando nuotiamo riusciamo a pensare meglio e a sentire meglio il nostro cuore. Quindi portate i vostri bimbi a nuotare.